Ah, qua adesso è cambiato il discorso, è nel momento in cui il padre di Mitsuru è morto. Allora, scendiamo di nuovo di sotto. Eccoti la medaglia d'oro. Parti personalizzate. Usciamo di nuovo subito. Torniamo sopra. Il tempo necessario per lo scatto. Fantastico. Che così ci viene anche più facile rompere la roba. E ora possiamo scendere di nuovo. Dunque, prossima porta. Giudecca. Ok, l'aspetto è sempre quello. Fammi fare una scansione. Sono ancora lontani, ma percepisco nemici, sì. E quella figura, ok, sì. Ah, proprio immediata adesso lo scatto, fantastico. Anche meglio per noi, in realtà. I nemici? Mi sa che sono forti abbastanza da non scappare. Fantastico poter correre e rompere gli oggetti, così non ti devi fermare ogni volta. È una stronzata di abilità, però almeno è anche utile. Altra porta della monade, così vediamo chi sono i nemici di queste zone. Vediamo se il leoncino qui è debole alla luce. No, a quanto pare no. Oggi le sto sbagliando tutte le combinazioni. E la prima mano arcana fu. Ah, guarda chi c'è oggi. Ok, i nemici sono la clessidra, il robottino e la torre. D'accordo. Allora, abbiamo tre clessidre. Da quando abbiamo messo giù Oni, effettivamente non ci ho pensato. Non abbiamo più persone che colpiscono i nemici. Vabbè che abbiamo Metis e Junpei, però non sono proprio la stessa cosa. Però mi sa che ho beccato la sua debolezza. Debole al taglio, facile. Ok, ora è il tuo turno. Debole a nulla, fantastico. Mi piacciono queste stronzate a me. Proviamo a curarci tutti. No, non è quello giusto questo giro, Fuka. Ah, va bene, usiamo cadenza. Non volevo sprecarla così, ma almeno non perdiamo il turno di Junpei. Ok, questa forse è la porta della monade un attimo più fastidiosa, perché mi immagino già che la torre anche lei avrà un bel po' di difesa. Andiamo con vampata vitale, che così gli ricarichiamo anche gli HP a Junpei. No, sto attacco è bellissimo. A livello di animazione è stupendo. Però, cioè, non canonizza. Lui ha detto Chidori. Lui ha detto Chidori, non se la ricorda, porca puttana. Sti buchi di trama. Vai Metis, spaccalo. Forse lo ammazziamo. Vediamo. No, per poco. Basta ancora un attacco ed è finita. Perfetto. L'ultimo è la torre. La torre, mi sa tanto che sarà resistente a tutto. Forse al ghiaccio è la sua debolezza, guarda. Oh, forse è debole al fuoco. Perfetto, ottimo. Abbiamo la persona giusta allora. E vittoria fu per Metis. E visto che onestamente non sono sicuro che la temperanza funzioni, prenderò il diavolo e i soldi. Che così già ci assicuriamo un bel po' di soldi in più con tutti gli oggetti che troveremo. E inoltre, se troviamo delle chiavi, è un bonus già dall'inizio. Spada eresia. Ok, siamo nella zona eretica quindi. Discepolo sagace. Sti cazzi. Bravo Junpei. E medaglione dell'eresia fortuna 11, però senza altri bonus. Oddio, già fortuna 11. Però guarda, me ne prendo 3 di meno e aggiungo altri 50 HP a lui. Va benissimo così. Guarda un po' la fortuna. Doppie chiavi. Nemico forte è il primo che troviamo. Vediamo chi è. Due di questi. Un po' una rottura di palle lui. Forse è debole alla luce. Forse, lo speriamo tutti. No, però non è tanto resistente, quindi... o mi faccio qualcuno con un po' di attacco fisico interessante, oppure uno dei prossimi primi acquisti che dobbiamo fare nel breve periodo dovrebbe essere qualcuno che attacchi. Però esplosione Vajra... Cazzo, vedi, a parlarne qualcosa esce. Se nei prossimi piani troviamo un teletrasporto veloce, ne duplico una e la uso subito. Aspettate, credo di poter individuare con precisione dove si trova quell'ombra potente. Fammi provare di nuovo. Ok, ora vi state avvicinando. Come vi sentite? Tutti in salute? Se vi sentite deboli, non strafate. Ma perché continua a dirci di non strafare? Dobbiamo muoverci. Boh, Fuka mi sembra totalmente rimbambita in sto DLC. Oh, ma niente, solo carte e monnezza oggi.
L'azione è nostra. No, perché c'è la porta della monade. Oh, ma l'ho fatta apposta, eh. L'ho fatta apposta. Che tanto poi comunque ci fa vedere poi cos'è il piano di sopra. Ma ce lo fa comunque la porta della monade, quindi è inutile. Va bene, la torre è poco come potenziamento, ma lo accetto. Uno di statistica a tutto. Poco, ma comunque meglio di nulla. Anche perché poi c'è certa gente che comunque, oh, parliamoci chiaro. Attacco divino medio, ok. Però 58 di magia, lascia fare. Scherza, scherza, ma succube, bella bestiola. E di nuovo affrontiamo la stessa gente. Ah, questi sono nuovi, non c'erano prima. Trovata subito la debolezza, ti sta bene. Dobbiamo trovare la sua. Ok, blocca il ghiaccio lui. Bloccherà anche il fuoco? A quanto pare no. Uno è l'estremo dell'altro. E con questo anche questa battaglia è stata vinta. E continuano a uscire carte brutte. Però almeno abbiamo avuto il potenziamento dell'assalto. Almeno quello. Guarda, sono contento con giudizio e il folle ora se ci escono. Anzi, guarda, se non troviamo neanche il matto mi va bene. Però non ci devono uscire carte brutte. Eccoti il trono della mania. Il sole, perfetto. Cos'è che fa? 5 livelli superiori, d'accordo. Non è tantissimo, ma non mi farebbe schifo. E sabbia bianca. La stella, ah, ok. Un'altra carta in più. Grazie, guarda. Mi va bene, sono contento. Ce l'ho potenzia colpo. Sì, ce l'ho, ma solo uno. Ma è più facile da trovare almeno lui. Basta tornare almeno in qualche dungeon vecchio per trovarlo. Però Biacco lo prendo. Che così se mi serve amplifica elettricità a qualcuno, almeno... C'è la mano d'oro, c'è la mano d'oro. Ferma lì! Subito, appena arrivata la stella, pam, eccola qui. Guarda, se mi uscisse il piano buio, adesso sarei contento. Dopo questa battaglia probabilmente cambiamo membri della squadra, sai? Quindi abbiamo due omini e il papa. Ah, bastardo. Cerchi di avvelenarmi, eh? Sei debole al ghiaccio. Se mi eviti il ghiaccio, tu sei debole al ghiaccio. Mentre tu al fuoco. Palesemente. E allora polvere di diamanti sia. Però me la evita. Quanto ci fai? Questa volta no però. Questa volta non mi sfuggi. Piccolo bastardo. Ah, vedo che siete sopravvissuti. Minchia, tutta la squadra in confusione. No. No, quanto? Ok, 10.000. Meno male. Che già è una fatica fare tutti sti soldi, eh. Non puoi sfuggire per sempre al ghiaccio. E che cacchio. Zitto, incassa il colpo. Beh, 60.000 è lo ierofante. Uno di livello a una sola persona. Purtroppo questa carta è molto situazionale. Devi avere anche fortuna che la persona che è equipaggiata sia quella che vuoi far livellare. Ancora un turno e ci arrivava subito amplifica elettricità. Però con il prossimo level up, dopo di quello, riceveremo l'oggetto di torre che ci permetterà di fare l'arma anche per Metis. Poi non so se sarà l'arma più forte, però tanto meglio farla. È stato davvero incredibile, sorella. Più avanziamo, più si affinano le tue abilità strategiche di combattimento. Sei dirompente. Grazie. Oh no, per favore. Vederti combattere è stato bello, ma addirittura i ringraziamenti sono al settimo cielo. Credo di aver vagamente superato il limite. Riprendiamo l'esplorazione, sorella. Andiamo? Andiamo. Prima ci andiamo a prendere, esatto, i nostri forzieri. Libero malconcio. Beh, può essere di chiunque. Però potrebbe essere di Mitsuru. Però Yukari voleva leggere, aveva detto. Quindi potrebbe essere suo. Forse ho indovinato. Arco di Circe. L'arco di Circe, tra l'altro, non c'era anche nel gioco base. Però tra l'altro è bellissimo. Beh, almeno ho indovinato l'arma. Mentre questo allenamento pigro. Questo potrebbe essere di Junpei. Se non fosse che abbiamo già ottenuto potenziamento dell'assalto, uscirei e rientrerei solo per ricaricare gli SP. Ok, Junpei livello 63, Metis 65. Quindi facciamo Koromaru e Akiko. Koromaru fisso per adesso. Akiko eventualmente lo cambiamo. Lo so, mi dispiace non usare Mitsuru e Ken, ma come ho detto, Mitsuru soprattutto è quella che ora c'è calata letteralmente giù in squadra. Utile sì, per carità, tutto quello che vuoi, ma... Eccoti la bilancia. Libro di Zadi, ok, quindi una carta in più. Però non si applica finché non usciamo e rientriamo. Aspetta. Che fosse solo un'interferenza. Scusate, è difficile scrutare più avanti con tutte queste ombre in mezzo. Posso dirvi certamente che le ombre in giro per il piano sembrano più forti di quelle...
Meglio fare attenzione. Fuka, affanculo, dai. Mi dici solo l'ovvio, non mi dici nulla di utile. Perché sei diventata inutile? Bravo Koromaru, che subito prende una mano arcana. E ci prendiamo due carte. 10.000. Beh, quest'ultima parte già stiamo guadagnando un bel po' di dindini. Grazie alle due carte poi prendiamo sia punti esperienza che soldi, quindi... No, guarda, se mi esce anche giustizia, tre carte mi fanno stracomodo. Che già che siamo a questi livelli stiamo anche trovando le prime carte degli attacchi, quelle un attimo più forti. Per esempio l'esplosione prima non è sicuramente il più forte dei colpi che possiamo avere, per carità, ma schifo non fa. Il che vuol dire che da quello in poi troveremo anche di meglio. Comunque mi sono reso conto di una cosa proprio guardando la porta della monade, in realtà. Questo DLC, se tu lo... salti tutte le porte della monade alla fine, il grosso del tempo lo sprechi proprio facendo le porte della monade e continuando a rifarti tutti i vari dungeon, quelli precedenti magari anche. Perché se noi rushassimo per tutti quanti i dungeon una ventina d'ore forse, 20 ore massimo di DLC, ci può stare? Secondo me sì. Mano d'oro, non t'azzardare a provarci. Arma. No, talismano. Spreco questo. Ma non abbastanza, grazie. E quasi quasi, guarda, piuttosto che aumentare Mitsuru e Kena sto giro, aumentiamo sì Mitsuru, ma aumentiamo Koromaru. Perché Koromaru, prima mi sale di livello, meglio è. Dato che apprende debilitazione. E debilitazione... Così per un po' ci togliamo Yukari. Che per carità, utilissima, bravissima, levissima, altissima, quello che vuoi. Ce la stiamo portando dietro da quando abbiamo iniziato sto DLC, quindi... Oh, ma altre carte arcane? Niente. Comunque mi sa che in realtà il libro che ci ha dato una carta in più ha funzionato, perché non avevamo già fatto l'impeto arcano. Oh, finalmente. Quel 50% in più di esperienza, qualcosa è servito a Fuka. Sti dungeon, comunque, non mi ricordo se l'ho già detto, ma mi ricordano anche un po' di dungeon che aggiungevo con le mod di Minecraft. Non mi ricordo come si chiamava quel dungeon pack, forse si chiamava la mod, che c'aveva dei dungeon così a quadretti sottoterra. Ok, tripla mano arcana, 7 SP, non è molto, ma meglio degli HP onestamente a questo giro. Soldi, non è che non voglia quella degli HP, è che rispetto a quella degli SP mi è meno utile. Gli HP, ok, sì, tutto quello che vuoi, ma gli SP, 5 di resistenza e 100 HP. Sti cazzi. Stenua resistenza, cos'è che faceva? Ah, era quella che ti dimezza gli attacchi ma non ti fa più schivare. Oddio, non è terribile, però con chi ha debolezze è un problema. Vabbè, tanto adesso usciamo di qui grazie alla torre dell'orologio. Allora, dicevamo Koromaru, assolutamente, e Mitsuru perché non la usiamo. Che così nel caso di bisogno ce l'abbiamo. Ma almeno non ci dobbiamo fare troppo affidamento. Però dobbiamo salire di fretta e di livello, porca miseria. Abbiamo bisogno di persone di attacco fisico. E tutte le persone di attacco fisico sono tutte di alto livello. Ho una squadra incredibilmente abbastanza anche buona in realtà di attacchi magici. Abbiamo due persone DLC che tra l'altro in squadra non stanno neanche malissimo. Ma sai che Aegis, volendo, possiamo costruirla esattamente come vorremmo? Perché guardare questo trio, Hecate, Susanoo e Thor, mi piace vederli questi tre assieme. Potremmo fare una Aegis che non segue le orme del protagonista, mi piacerebbe, sarebbe bello a modo suo. Però poi mi rendo conto di quanto cazzo tempo abbiamo buttato sulle altre persone, quelle che abbiamo fatto nell'altra parte, e dico porca troia, se non le uso però è anche peccato alla fine. A questo punto in realtà, se volessi farmare, mi è venuta un'idea. Tanto ogni volta che arriviamo in fondo, il gioco prima di aprire la porta ci dice fatti un'esplorazione, il che vuol dire che volendo possiamo anche tornare indietro perché c'è il teletrasporto, e se torniamo indietro possiamo uscire, e se usciamo possiamo rifarci il dungeon per livellare ancora un pochino. È per quello che vorrei avere anche la carta del matto, perché così ci becchiamo anche poco, ma ci becchiamo un po' più di punti esperienza. Inoltre, se facciamo anche l'impeto arcano, ci guadagniamo ancora di più di esperienza. Mosoko! Aspetta, Aegis. Sto ricevendo un segnale di un'ombra molto potente ed è... Aspetta. Non so dire esattamente dove sia, dato che ci sono un sacco di ombre in giro. Continuate ad avanzare.
A cosa servi in questo DLC, Fuca? A cosa servi, per favore? Dimmelo, a questo punto mi metto l'anima in pace, ma almeno dimmelo. Ah, però aspetta. Ho letto male io prima o c'era scritto la persona equipaggiata, quindi al singolare? Purtroppo qua mi tocca scegliere una di queste, quindi a questo punto HP, soldi e crescita. Sempre nella speranza che esca il matto. Sì, potevo scegliere di aumentare di un livello tutti quanti, ma... c'ho anche persone che non mi interessano. Piuttosto quello serve quando hai già la squadra completa, che c'hai tutto di quello che ti serve. Forza 11. Te l'ho detto che questi nuovi amuleti aumentano un'unica statistica. Gli amanti direi proprio che non è l'ultima delle carte che sceglierei, sai. Sono quasi tentato da prenderlo questo del sole. Nell'evenienza poi usciamo e rientriamo. Mi sembra una buona soluzione. Nel caso vedessimo che non facciamo molto. Però almeno ci prendiamo tre carte con ancora più soldi e ancora più punti esperienza. Quindi meglio per noi. 28.000. Salgono tutti tranne noi, ovvio. A quanto sei, Aegis? 68 più 3, quindi 73. Ok, forse qualcosa riusciamo a prendere. Ulla! Sta torre incredibilmente d'oro. Facile da trovare la debolezza, ma mi sa che hanno un sacco di vita, esatto. È tornata l'ombra, quindi vuol dire che da questa parte troveremo il teletrasporto. Ok, una clessidra e dei dadi. E l'ombra, ciaone. Lo so. Ciao, ciao. Andiamo avanti, combattiamo. Non credo siano deboli alla luce, vediamo. Infatti. Zero. Guarda, potevo arrivarci, ma ho preferito provare lo stesso. Pezzo di merda. Ah sì? Vuoi giocarla in questo modo, bastardo? È un po' tanto, quello che ci ha tolto. Bastardo. Barriera fisica, Curiamo la squadra. Così impari ad avvelenarci. Allora, il dado debole a niente. E tu? Debole a nulla. D'accordo, tutto al fisico, Il che vuol dire allora che il divino ciaone. Me lo puoi salutare. Vabbè. Ho attaccato con Amada perché era quello più debole a livello di fisico. Se attaccavo con Sanada con noi, sarebbe stato peggio. Quindi siamo concentrati. Un bel attacco divino non ti salva nessuno a questo giro. Mi dispiace. Boom! Vediamo quanto facciamo. Ancora ce ne vuole. Ancora ce ne vuole. Possiamo anche attaccare con le teurgie, che comunque ci conviene adesso. Quanto faremo? Ancora un po', E questo qua grave lo facciamo a lui. Era da un po' che non vedevamo la sua teurgia, Che poi tra l'altro è fatta benissimo. Ma anche quella in cui urla la luna è molto bella. Attacca. Sai che per un... no, lo so. Meno male che ha curato lui. Pezzo di merda però. Comunque sei un pezzo di merda, Però almeno l'altro è andato. Fuca, fai una cosa buona. Ricarica gli SP alla squadra, per favore. Perfetto. Guarda, meglio di così non potevi fare, Fuca, sto giro, davvero. Vabbè, usiamo questa, che così dopo sono tutti caricati e anche ma... io non l'avevo mai visto questa animazione. Sono tutti concentrati e caricati. Ah, funzionava solo su di noi? Avevo letto il gruppo è concentrato e caricato. Oh no, che spreco. Ti giuro, ero autoconvinto di aver letto il gruppo è concentrato e caricato. Però ti prego non ti curare. Perché se lo fai sei proprio un bastardo che allunga sta battaglia per il nulla. Ammazzalo, ti prego. Fai un gran bel danno. No. Devi ucciderlo, ti prego. Devi ucciderlo, Sanada. Bravo, grazie. Perfetto. 70.000 più la fortuna. Cazzo. 8 HP a tutto il gruppo. Vabbè, però siamo arrivati al 70. Più Thor è salito di livello, che non è male. Anche perché al prossimo livello mi prende l'oggetto. Che schifo non fa, anzi. Ok, debilitazione sarà sicuramente la sua ultima abilità. Quindi ancora ce ne vuole, Koromaru. Ottimo lavoro, l'ultimo scontro, Aegis. Come ti senti? Ho fatto di meglio, onestamente.
A volte mi piacerebbe, ma non credo sia molto realistico per me. Quindi farò tutto il possibile per tenervi al sicuro durante il viaggio. Oh, scusa, non volevo immischiarmi. Sei tu a decidere quando continuare o quando tornare, Aegis. Comunque, stai andando alla grande. Grazie. Mamma mia, quanta roba. 10 chiavi, se ne vanno così. Cibo per cani di lusso. La pappa buona. Arma? Martello a propulsione, ok. Giacca in carbonio, per chi è? Forza 3 rimonta, wow. Ma perché fanno i premi di ste cazzo di ceste che fanno più schifo di quello che trovo dentro le monade? Ma chi la pro... No, profilo. Sto cazzo di DLC è fatto col culo. Basta, è inutile negarlo. È fatto veramente col culo, è bilanciato malissimo. È bilanciato veramente male. Perché non è possibile che sto martello a propulsione trovato nel cacchio di coso faccia più schifo di quello che abbiamo comprato in precedenza, prima di entrare qua dentro, e che faccia più schifo di quanto trovi nella monade. È bilanciato male, ragazzi, basta. Cioè, basta, non c'è da giustificare niente. A livello di trama, wow, che bello. Tanta roba, A livello di gameplay, continui a esce e rientri dalla stessa roba. Poca roba, onesto. Mi dispiace, ma non è buono come DLC. No. Mi dispiace, ma non è buono. Non vale per nulla il prezzo che paghi. Che hai per me, Elisabetta? Gamba rotta, eccotela a te. E otteniamo un'altra carta ancora. Però ho già avuto l'impeto arcano. Usciamo e rientriamo, perché tanto fare le persone di 5 livelli superiori non mi conviene comunque se non posso comprarle. E rientriamo subito. Il giro dei nostri compagni ce lo facciamo quando usciamo definitivo. Piuttosto, guarda, mi faccio un altro giro di mano arcana e via. Bene, dai, almeno abbiamo ricaricato SP, HP e tutto quanto. E possiamo prenderci anche carte migliori, magari. Abbiamo già fatto anche il secondo giro di boss fight. A meno che adesso non ce ne sia un altro, perché di spazio ce n'è qua dietro. E anche quel punto in realtà non mi dispiacerebbe neanche. È incredibile che Angelo era a livello 36 e adesso è al 59. Al 59, Dio mio. Quanto ne è passato. Proseguiamo la discesa. Quella figura oscura che ci stia aspettando, che abbia una specie di piano. Chi lo sa. Ancora quella porta, che novità. Sono uscito e rientrato così da poter vendere tutti quanti gli oggetti. Non ho ancora fatto l'impeto arcano, quindi questo giro soldi e punti esperienza. Sì, per fortuna ho trovato di nuovo il matto e il diavolo, che così, anche se abbiamo fatto un bel po' di soldi, ce ne prendiamo altri che schifo non fanno. Alla fine sono anche riuscito a fare una persona elettrica ed è proprio Koryu. Mamma mia, è fatto un pelino meglio rispetto a quello che avevo fatto nell'altra partita. E tra parentesi, ancora qui c'è sbagliato il testo. E ancora tutti i nemici quando l'attacco è solo a uno. Infatti potenzia bersaglio singolo. Ed esattamente come l'altra volta, non sapevo come riempire l'ultimo slot. Ho lasciato ancora Mediara. Metti caso almeno abbiamo un'abilità di cura. Ma cosa più importante, alla fine Siegfried si è unito alla squadra, ma anche Michael. Mi fa così strano che stiamo canonizzando il fatto che Aegis usa persone che hanno utilizzato altre persone, o in questo caso utilizzeranno altre persone, e di proprio in realtà abbia poco e niente. Cioè, la cosa più originale che ha avuto Aegis in questa partita è proprio Angelo e Succube. Perché vabbè, Siegfried e Michael alla fine va bene, non sono del protagonista come persone, ma l'abbiamo usate principalmente con lui. Le abbiamo create con lui, ma anche Angelo, ma Angelo non l'ho praticamente mai usato. Diciamo che era la new entry proprio giusto per farla. Ma tra l'altro mi chiedo se a fine DLC Aegis riceverà di nuovo Atena. Oh, che palle sta carta inutile. E da quando sono uscito e rientrato che me la cercano di appioppare, non la voglio. Speriamo che nella porta della monade almeno un'altra carta per la mano arcana me la diano. Ah, tra l'altro, nell'uscire e rientrare ho comprato anche qualche incenso, giusto per aumentare Camo Susano. Perché, diciamocelo, non era per nulla una persona magica. Adesso almeno è allo stesso livello di Ecate e allo stesso livello di Angelo. Teniamo conto che Succube, appena arrivata, già era superiore ad Angelo. Adesso l'ha proprio surclassata. E niente, mi vogliono appioppare per forza sta carta. Ma ti giuro, sta soddisfazione non gliela do al gioco, pur di non prendere l'impeto arcano. Non la voglio quella carta, mi fa schifo. Tutte le statistiche più 6, minchia. Oh, mano d'oro, che vabbè.
Siamo onesti. Ormai arrivati a questo punto. La prendo perché ovviamente non la lascio certo scappare. Fermali tu. Però ormai arrivati a questo punto, che soffio pestilenziale, danno medio e comunque fa un bel po' di danno, schifo succube non fa. Niente, vogliono per forza che io prenda sta carta, ma te lo giuro su quanto è più sacro a questo mondo che io non la prendo. Non è il meglio la luna, ma posso accettarla. Almeno ci ricarichiamo tutti quanti. Così almeno mentre scendiamo già troviamo le carte, quelle un po' più avanzate. Quando inseguiamo quella figura misteriosa troviamo sempre una porta. Attraverso quelle porte vediamo ricordi del nostro passato. Considerato tutto quanto, quella figura deve essere... Niente, non lo sappiamo. Beh, 50% in più di esperienza. Magari riusciamo a sfruttarlo decentemente anche contro le mani d'oro e il Reaper. Non avendo Caos Scarlatto, il Reaper può essere un problema. Quindi magari prima di affrontarlo cerchiamo di ottenere un po' di persone un po' più forti, uno, e di salire ancora di qualche livello per sicurezza. Ecco, guarda, parli delle mani d'oro e cosa appare? Guarda, se mi fai una di quella tripletta di mani d'oro mi fai contento e guarda un po' una chiave. Fermali! Seppure spaventata, proprio sono apparso dietro l'angolo. Oh, cos'è oggi che sto gioco mi sta ascoltando, eh? Cos'è sta novità? Peccato, niente mani arcane, però, 53.000. E bravo Koromaru che abbatte al Kogan. Altra mano d'oro, ma che cacchio? Ma che c'ho, la carta degli amanti e non me lo ricordo? Può essere, eh? Ed eccoci arrivati in fondo. Ben fatto, stanno venendo tutti qua, prova a dare un'occhiata. Niente cosa triste della serie, abbiamo perso di nuovo quell'ombra. D'accordo, Fuka. Penso che ormai gliene freghi relativamente poco anche a lei. Quindi, vediamo di chi è. Fuka. No, Yukari. Che cosa? L'orario probabilmente. L'orario ha detto merda. どこ調子悪い?あ、違う違う。ごめん。本当別に何でもないから。ただその、なんていうか、ここ来てもう4年も過ぎたんだなって。ああ、まあ、うつにもなるよね。人生で最高値の3年間、こんな寮とかに引きこもってる場合じゃないよね、私ら。 Non ha tutti i torti, però. Ecco perché in Giappone i migliori anni in liceo direi proprio di no, devi studiare tanto tanto a volte. Come avrei potuto fare io? E invece arrivò Mitsuru a dargli risposta. Vediamo. Quanto ci fai che di Mitsuru? Ah, non si preoccupi. Vediamo. Certo, gli è arrivato adesso. Moonlight Bridge. Kaitsu-kinen. 10 anni fa.
Non mi ricordo il motivo in realtà del perché gli arriva dopo. Era il padre che aveva detto di fargliela arrivare dopo, giusto? Sì, sì, se non ricordo male era il padre che l'aveva indirizzata 10 anni dopo. Ora gli chiede scusa. Vediamo. È quello che pensavo anch'io, onestamente. Cioè, nel suo gli hanno fatto vedere, in quello di Takeba no. È un po' un peccato, ma va bene. Sì, anche perché ormai lei l'ha superato, quindi mi sembra inutile, sì. Ecco, questa è la cosa che non mi piace. Questo è quello che non mi piace, mi sa che tutti quanti se ne stanno rendendo conto. Va bene che non hai più voglia, va bene tutto quello che è passato, va bene quello che è successo al nostro personaggio. Però che palle, Yukari. Cioè, sei diventata più pesante di Junpei nel tempo peggiore. Cioè, veramente. Sono... Ah, quindi adesso giustifichiamo il fatto che Yukari non se la sente solo perché rivede in Aegis quello che era il nostro personaggio? Giustifichiamo così ora? Cos'è, sei gelosa? Ma... ho capito, sorella, però. じゃあ、もしかしてお前は今見たこの日の深夜に初めて。天田君の話、真田先輩の話、それから順平と転丸のもそう。光先輩のが一番直球かな。え?何?esatto、spiegami。置いてかれてんだけど。今まで見えたのって私たちがペルソナに目覚めるきっかけになったって話だってこと。全員の目の前で覚醒した山岸と初めから使えたエイギス、メティス。 Ok, infatti mi stavo per ragionare anch'io il fatto che Fuka non la vedremo, ovviamente il suo ricordo è arrivato a questo punto perché Fuka era con noi. Certo, non hanno fatto vedere il risveglio di Koromaru arrivato a questo punto, ma magari è come Metis e Aegis, che essendo animale, passami il termine, non ha bisogno di un motivo per risvegliare, ma ha già intrinseco dentro di sé il potenziale di base. Lo giustifico, magari no, però li vedremo. だとすると、ペルソナのことを見せられた意味って何なんでしょう。原点を見直せとか、そういうお説教みたいな意味なのかな。アイギさんはどう思いますか? Non penso sia una lezione. Cioè, non siamo dati di sapere noi. E ora parla Metis, vediamo. 3, 2, 1. Eccola. Ruff, che c'è? Che c'è, sorella? Ah, sorellina, proprio, l'hanno chiamata apposta. Esatto. Dove stanno? 別に言った通りです。ただ、その姉さんは私を置いていかない。で、イラルタティ先生、トゥラディエトラ。だから。なんだよ、寂しいってか?やっぱガキンチョじゃん?そういや、出発する前も置いてかれるって聞いた途端におとなしくなったもんな。あ、ポベリーナ。 ガキンチョじゃない。あなたが知らないだけじゃなくて、私たちはまだお互いに知らないと思う。え、これはベロ。あなたにだって私たちの知らない素敵な思い出はあるでしょう。え、exactly。あなたが心を見つけた時の思い出が。いい加減素性を話してくれてもいいんじゃないか?
Ma perché raccontarli quando potremo vederli nella prossima porta? Sei imbarazzata? Simotta. Yare. No. Metis. Kimi wa gokai shiteru mitai da ga. Esatto. Abbiamo la ragazzina che aveva il peso del passato della sua famiglia. Uno che combatteva per la sorella, per diventare più forte. Uno che ha cercato la motivazione della propria vita. Una che cercava di scoprire perché il padre è morto. E uno che gli è morta la madre davanti. Di passati gioiosi in questo gruppo credo che ne abbiamo pochi. Forse Koromaru si salva. Gli è morto il padrone adesso, per carità, ok, brutto. Però, fino ad ora, non credo che abbia avuto cose brutte. Esatto. Perché ci ha reso quello che siamo ora. Consapevolezza. Ok. Manca solo un ultimo sforzo. Ci siamo, gente. Finalmente scopriremo la verità. In teoria dovrebbe riguardare noi e le nostre persone. Non pensate che l'unico modo per uscirne sia morendo, vero? Questi ragionamenti non aiutano. Siamo giunti fin qui pensando che ci fosse un'altra alternativa. Hai ragione, scusa. È colpa delle mie vecchie abitudini. Vabbè, ok, Fuka. Dobbiamo stringere i denti ancora per molto. Forza, preparatevi. Entriamo. No, prima di entrare abbiamo Koromaru e Fuka. Ok, abbiamo 4 persone da fare ora. Che c'è, cagnolino? Mi sta fissando come se volesse qualcosa. Dovrei passare il tempo con lui, d'accordo? Grazie, sorella. Sembra che Koromaru voglia andare da qualche parte. Fuori non ci possiamo andare. Oh, scusami, ho sbagliato io. Ma Koromaru dove fa i suoi bisogni in questo momento? Se non può uscire. Di sicuro li fa nell'abisso del tempo. Senza stare lì troppo a pensarci, però. Cioè, va di sotto apposta a pisciare. Sembra che tu voglia dirci qualcosa, Koromaru. Qualcosa non va? Forse ha fame. Sì, capo. Deve essere quello. Oh, mi viene in mente che quel cibo che abbiamo trovato sembrava potesse piacere moltissimo a lui. Credo si chiami cibo canino di lusso. Ah, che bello, cibo. Oh, è questo che volevi sin dall'inizio? Sì, esatto, dammelo. Aspetta un attimo, non è ancora il momento di mangiare. È importante rispettare i nostri programmi. Come fate a sapere quando è ora di mangiare? Cioè, basterebbe guardare l'orario, ma in teoria fuori è sempre notte per qualche arcana ragione. Ma c'ho fame, orca troia. Che dilemma. Mamma mia, che fare. Ma c'ho fame. Koro-chan, puoi resistere, vero? Perché sei un cagnolino bravo e forte. Ma c'ho fame. Solo per stavolta? Visto che ci aiuta molto, più di te. Porca troia. No, va bene. Aspetterò. Immagino di poter fare un'eccezione. Dopotutto le circostanze straordinarie in cui ci troviamo pesano anche su Koromaru. Davvero? Grazie. Ah, che bello cibo di lusso. Mi sa che è andata a finire proprio come voleva lui. Esattamente. È proprio un maestro nel riuscire a piegare gli altri al suo volere, persino senza il dono della parola. Esatto, state al mio comando voi. Riesco a sentire lo spirito incrollabile di Koromaru. Vabbè. Vediamo. All'inizio della battaglia diminuisce tutti i nemici per 3 turni. Grande Koromaru. Mangiare troppo non fa bene però. Ora dovremmo fare più attenzione al suo apporto di calorie e grassi. Forse dovremmo aggiungere più verdura alla sua dieta. Non ti azzardare, c'ho fame io. Su Koromaru, non dovresti farlo schizzinoso. Almeno ci ho guadagnato il cibo. Allora, tu invece? Oh, Iji, sei un po' di tempo ora. C'è qualcosa che vorrei guardare con te. DVD allenamento pigro. Non sembra nulla di che, ma vorrei avere anche la tua opinione. Perché aspetto che appaia Sanada in tutto ciò? Grazie. Non sapevo se avrei capito tutto quello senza un aiuto. Sono felice di guardarlo con te. Allora, iniziamo? Ma Dio mio. Dal titolo pareva facile, ma a me non sembra mica.
Allenarsi è dura e non credevo che fosse necessario pensare così tanto. Ognuno ha le sue debolezze. Beh, può darsi, ma... A dire il vero, pensavo di poter dare un supporto migliore sviluppando conoscenze più dirette nello sforzo fisico. Tipo, se sapessi come attribuire una caduta per ridurre il minimo i danni, potrei dare indicazioni tenendo a mente queste informazioni. Ma a quanto pare muovere il proprio corpo non è un'operazione così immediata come credevo. Era ovvio che non sarebbe stato facile, che stupida che sono. Non sei affatto stupida. Anche se in questo DLC... Grazie, Aegis. Ora che ci penso è anche possibile che alcune conoscenze siano inutili al momento, ma possono rivelarsi utili in seguito. Vediamo se mi viene in mente qualcos'altro. Sembri molto motivata. Dato che credo che lei pensi di essere inutile ultimamente. Certo, stanno tutti lottando duramente, quindi voglio impegnarmi anch'io al massimo. Sai, a volte odio il fatto di restare al sicuro nelle retrovie e fornire supporto mentre tutti gli altri combattono in prima linea. Ma colpevolizzarmi così non servirà a cambiare le cose. È per questo che voglio fare tutto il possibile, anche se dovessi aiutare solo un minimo. Quindi che cos'è che sblocchi ora? Sempre la cosa delle debolezze? Riduce di molto i danni subiti dalle debolezze. Che comunque... Per prima cosa credo che proverò a guardare di nuovo questo video. Ah, e dimmelo se vedi che inizio a piegare i gomiti, ok? Va d'accordo. Va bene che le pause sono importanti, ma comunque... Ok, Amada, tu invece che cosa avevi? Aegis-san, hai un momento. Si tratta di quello che abbiamo trovato. Io pensavo che fosse per Yukari. Libro malconcio, c'è qualcosa che mi disturba. D'accordo. Grazie. Ricordi com'era a pezzi? Penso solo che fosse un classico libro misterioso, ma stavo pensando di ripararlo. Sono abbastanza convinto di poterlo fare. O almeno credo. Vediamo. Ah, ce l'ha fatta forse. Yes. Bene, così dovrebbe andare. Beh, sembra nuovissimo. Che ne pensi? Non si capisce che prima era in condizioni terribili, vero? Notevole. Sì, diciamo. Stavo pensando che dovrei fare più spesso questo genere di cose. Prima, se qualcosa si rompeva, non ci pensavo più di tanto. Ma ultimamente inizio a pensare che dovrei sistemare gli oggetti in modo da poterli utilizzare ancora. Ne avremo cura, allora. Sì, finché ce l'avrò continuerò a ripararlo tutte le volte necessarie. Prima o poi tutto si rompe. Ecco perché dobbiamo sempre averne cura. E se abbiamo cura delle cose sin da subito, non ci sarà bisogno di trovare riparazioni in seguito. Sembra che Amada abbia capito qualcosa. Ok, sì. Mi sembra giusto. 10 SP ogni turno. Non male. Ma devo ammettere che è un po' deludente che questo si sia rivelato un comunissimo libro. Cioè, le pagine si riuscivano a leggere già prima, quindi sapevo già cos'era. Forse mi aspettavo qualcosa di speciale, dato che l'abbiamo trovato nell'abisso del tempo. Pazienza. Vabbè, dai. Quindi rimane fuori solo Metis. Sorella, ricordi quel libro che abbiamo trovato nell'abisso? Pare che profilo venga utilizzato da amici stretti e famiglie. Quindi, se hai tempo, ho pensato che potremmo compilarlo assieme. D'accordo. Evviva, facciamo uno scambio allora. In sostanza, dobbiamo rispondere a entrambe le domande, poi scambiarci le pagine per vedere cosa abbiamo scritto. Volevo tanto farlo con te, sorella. Sono tanto tanto felice ora. Va bene. Vediamo, il mio nome è Metis e il mio soprannome... Il mio soprannome? Sorella, io ce l'ho un soprannome. Sorellina. Oh, alcuni dei tuoi amici mi chiamano così. Capisco, dunque conta come soprannome. La parte seguente riguarda il mio modello di riferimento. Esatto, guarda, neanche l'ho letto. La cosa che preferisco, sempre mia sorella, qui anche qui e... Devo rispondere anch'io? Cosa devo scrivere? Ok, finito. Ero io la risposta a tutto? Non penso. Beh, sì, dà il caso che sia così, direi. Allora, tu a che punto sei? È già finito? Non ho ancora appoggiato la matita sul foglio. Sto ancora scrivendo. Bene, stai andando alla grande, sorella. E lo scambio di profilo è fatto, missione compiuta. Beh, profilo però non è propriamente un nome adeguato per questa cosa. Cioè, è un mezzo quiz, è un mezzo rispondi a queste domande e poi io rispondo alle tue. Una roba del genere. Non so come chiamarlo, però profilo non mi sembra correttissimo. Sono felicissima di essere riuscita a fare questo scambio tra noi. Ogni volta che ricevo qualcosa da te provo una sensazione strana, sorella. Un segno di appagamento quando mi fai dei regali o mi affidi qualcosa. È difficile da descrivere bene, ma mi sembra che il petto mi si gonfi tanto
da poter esplodere. Credo di capirti. Sono sentimenti. Davvero? Allora deve esserci qualcosa di importante nella tua vita come tu lo sei nella mia. E questo pensiero mi riempie ancora di più il petto. È travolgente. Ok, quindi ora cos'è che sblocchi? Attacco aumentato se fa cambio con Aegis, d'accordo. Pensavo il 50%, però vabbè, anche il 40%. Questo sarà il mio nuovo tesoro. Ne avrò cura e lo custodirò. Spero che tu provi lo stesso per il mio. Oh, che carina quella faccia. Quindi abbiamo finito tutti? Sì, li abbiamo finiti tutti quanti, fantastico. Vediamo il profilo di Metis. Cambio amplificato, guarda. Non... Va bene, lo immaginavo. E in tutto ciò, questa stanza è ancora sigillata. Da un effetto magico. Perché finché fosse stata chiusa a chiave, dici vabbè, ok. Ma è chiusa da un'aura gialla. Il che vuol dire che c'è qualcosa di particolare dietro.